Let's go! Bentornati, ovetti! Darston? Off! Finalmente siamo a destinazione! I miei amici ancora dispersi sono all'interno. Vorrei poterli aiutare, ma... Da questo punto centrale vengono generati gli altri squarci più piccoli qui sul vulcano. Se i tuoi amici sono là dentro, una volta richiuso lo squarcio dovrebbero tornare. Tuttavia, solo io e Zelda possiamo proseguire. Tu aspettaci qui, Darston. Va bene, mi secca non venire, ma... Zelda, Tri, vi prego, salvate tutti i miei amici. Ora apro un accesso allo squarcio. Potresti allontanarti un momento, Zelda? Stavo comunque provando a dire, eh? Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto lo squarcio sul vulcano e oggi, per la prima volta, stavo deglutendo e devo deglutire ancora. Ok, perfetto. Cominciamo un dungeon senza fare cose extra prima. Dunque, lava, magma e quant'altro. Cerchiamo di non cadere di sotto. L'altra volta inoltre abbiamo anche potenziato la spada del potere, intendo. Devo però recuperare un bel... Non facciamo più questi salti, per favore, ok? Devo prendere un bel po' di energia della spada perché voglio appunto averla pronta per quando affronteremo il boss di questo dungeon. Diversamente dallo scorso dungeon, intanto lito patata, 5 lito patate, ebbene. Vorrei entrare nella battaglia con la barra carica al massimo, se possibile. Tu, vieni qui, nel frattempo usiamo il Lizalfoss livello 2. Ok, ferma. No, 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 fermo, fermo. Non cominciamo. Ecco, ti tengo fermo. Attaccalo, Lizalfoss. Perfetto, ok. Tutto questo solo perché, sentite, facciamo prima così, quindi vai. Ok. Ah, mamma mia. Ok, ha senso usare... Oh, Goron, ha senso usare le repliche per sconfiggere nemici? Ma se sono lente e... Tuttora, non abbiamo forse un modo per attaccare a distanza che non sia proprio con l'arco? Ed è un giga peccato Zelda, attenzione. Ed è un giga peccato, disse Tonks. Ce la faccio così? No. Perché forse l'unico altro modo che abbiamo sono i... com'è che si chiamano? I... Oh no! Ok. I Boblin con la lancia. Quindi proveremo ad usarli, ovviamente. Sperando che tutto quanto vada bene. Apriti sesamo. E abbiamo una rupia viola. Abbiamo assoluto bisogno di quante più rupie possibili perché siamo tipo solo a 129 e fino ad ora non abbiamo ancora trovato un modo per qualcosa qui. No? Ok. Dovesse esserci un tesoro, probabilmente la mappa ce lo dirà quando la prenderemo. Però stavo dicendo, quando troveremo un modo per farmare rupie, ne farmerò un bel po' se ne abbiamo bisogno, mi raccomando. Allora, eccoti qui. Punto di teletrasporto. Mi sa che siamo quasi arrivati a metà del vulcano di Holdil nel nulla. Almeno voglio sperare. Scippo! Ti scippo! Ok. Oh, ok. Ha molto senso allora. Ecco cosa fa la spada potenziata adesso. Perché ho visto quella scia brillante, ho detto... Cosa è successo? Beh, ecco cosa è successo. Allora, tu esci fuori. E... addio. Ok, e facciamo inoltre più danno. Mi raccomando, facciamo il raggetto solo perché abbiamo il... No, Zelda. No. Ok, solo perché abbiamo vita al massimo. Almeno di norma è così negli altri Zelda, quindi suppongo che sia così anche in questo Zelda, intanto altro Goron. Uno di loro forse sarà quello che abbiamo... che dobbiamo ancora trovare, il padre del Goron bambino che stava piangendo. E noterete che mi stavo lamentando prima di usare la modalità sparaccina, perché appunto non voglio consumare troppo la barra. Ma se siamo contro nemici del nulla, quindi nemici oscuri che ci ridanno energia della spada, la posso usare, no problem. Però la prossima cosa che potenzierò, non importa quante altre cose abbiamo, deve assolutamente essere la barra, mi raccomando. Gira Albatros, vai. Devo andare laggiù, però ovviamente non possiamo andare troppo avanti, perché il Giralbatros si stanca. Mi chiedo se altre creature volanti abbiano questa... Attenzione alla lava, ok, abbiano questa cosa. Magari, non lo so, com'è che si chiama, il... questo appunto, la Tarmantula può volare leggermente di più? Vedremo poi. Credo che ci siamo avvicinati molto ai miei amici.
Proseguiamo. Benvenuti nel Tempio di Holdin, che vi ricordo è molto più importante degli altri dungeon. Qui c'è una cosa importante per il potere supremo, che è ovviamente la Triforza, quindi cerchiamo di stare attenti. E ovviamente pipistrelli ignei. Usiamolo davvero un po', perché sono molto veloci, quindi eviteranno i colpi corpo a corpo. Dove sta? Perché ce l'abbiamo da qualche parte, vero? Sì, ok. Groblin con lancia, livello 2, che costa 4, mi raccomando. Quindi non possiamo sfortunatamente fare troppo. Cioè, non possiamo evocarne due. Potrei forse evocare un altro Groblin con lancia, però di livello 1. Non voglio controllare il costo adesso, però. E ovviamente, dobbiamo stare attenti alla lava che scorre. Quindi queste rocce saranno fondamentali. Ne hanno messa una là sopra proprio per farvela imparare prima di continuare il dungeon. Quindi grazie mille, gioco, insomma. Su! Perfetto. E cosa abbiamo qui? Holdin è di solito collegato a Din, perché Holdin, quindi adesso vedremo. E là c'è uno scrigno. Non lo posso tirare con me? Cioè, non posso portarlo qui. No, non posso, ok, è troppo lontano. Peccato. Allora, avevo ragione allora? La tarmantola ci porta leggermente più lontano, per caso? Non lo posso vedere finché non arriveremo ad uno strapiombo un po' più grosso, quindi per il momento apriti sesamo. Ed è una chiave, ok, mi sarei aspettato la mappa. Forse avere una mappa già da adesso è un po' troppo, però vediamo un attimo. Per caso dopo un po' ti stanchi? Sì, ok, perfetto, quindi tutti quanti i mostri volanti, insomma, hanno un hanno lo stesso tempo in aria se portano Zelda, che in effetti è una cosa che ha molto senso, perché sì, insomma. Allora, voi no, oppure sì, ok, no problem. Raggetto il, ok, perfetto. Il raggetto non fa ovviamente il danno della spada, della spadata intendo, quindi funziona. E ho il vago sospetto, vai Kirby, che io debba distruggere queste cose, perché ovviamente abbiamo delle rocce con una crepa sopra. Quindi figuratevi se non devo farlo. Non è... Ah, ok. Pensavo che fosse un pulsante, invece no. È uno scrigno. Apriti sesamo. Ed è una zucca, vero? Sì, una zucca spirale. L'altra volta abbiamo anche creato qualche intruglio. E per intruglio intendo frullato, mi raccomando. Quali abbiamo adesso? Abbiamo questo qui che dà velocità di ricarica. In effetti, dovrei forse usare un altro po'... O meglio, un po' di più. Oh no! Oh no! Ok. Gli automi? Però finché... Oh no! Corri Zelda! Corri Zelda! No, la lava! Ok, ok, ok. La lava non fa così male, mi raccomando, però... Kirby! No! Ok. Kirby attacca bene quello. Una cosa importante, però... dovreste averlo già capito, perché lo sto usando come unico accessorio e non lo sto più cambiando. Intanto uova dorate, bene. Però se non avete ancora preso l'anello rana, andatelo a prendere. È vero che è leggermente... Ah! Niente più raggetto della spada suprema? Non è spada suprema, ma... sì, ok, perfetto. Andatelo a prendere. È molto comodo, se non forse anche un po' troppo comodo. Quindi, sì. Forse alternativamente ci sarebbe qualche altro accessorio da usare. Là sotto c'è qualcosa, sicuramente, perché l'hai chiuso, l'ho visto. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Click. Sto pensando, quale accessorio potrei usare io adesso, in questo momento, al posto del salto in alto? Perché mi sa che non ce ne sono di così buoni. Per ora, intendo. Perché questi non servono. Questo non serve. Forse l'arrampicata potrebbe far comodo. Ah, sì, vero, però. Abbiamo questo qui, che riduce il consumo di energia. Probabilmente lo userò durante le battaglie, se non devo schivare niente. Speriamo che... Aspetta. Ti prego, dimmi che non abbiamo re dodongo da qualche parte. Dobbiamo ancora vedere se ci sono dei dodonghi in questo gioco. Spero di no. Però nel caso abbiamo modi per fare cose qui. Allora, Octrock. Fermi, ho sbagliato comunque, perché devo andare qua sopra. Poi devo usare questo fatto bene. Ho sbagliato ancora di più. Che cosa mi prende adesso? Vabbè, non importa. Allora, eccoci qui. Devo poi... Oh! Ok, sì, dovevo mettere quello, però ho sbagliato qui. Dovevo essere un po' più veloce. Come arrivo là sopra? No! Ok. Perché... non abbiamo alternative. Dov'è? 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 Voglio la cordula. Eccoti qua, ok. Mia adorata cordula. Andiamo avanti. Non farti bruciare, però, idealmente.
Oh, pelo pelo. Potresti andare un po' più giù? Potresti andare un po' più giù? Grazie, ok. Guardate, la cordula, nonostante sia una cosa così basilare, è così buona. Kirby! Sì, ma ok, grazie. Volevo fare quello, in effetti, anche se non è uscito come volevo. Allora, qua abbiamo uno scrigno, però qua sotto abbiamo qualcosa. Quindi direi di scendere un attimo qua sotto e poi di vedere che altro fare. Getto infuocato, non te temo, perché abbiamo una roccia gigante. Volendo anche altre cose lo bloccano. Suppongo che... oh, là, va bene. Suppongo che cose come le piante non vadano bene, insomma, per bloccare il tutto. E qua è chiuso. Devo arrivarci più tardi? Perché ovviamente getto gas vulcanico infuocato fa male. A meno che io non debba andare laggiù. Abbiamo qualcosa lì, ok. Tarmantula. Miralo. No, mira, no, mira quello, grazie. Vai. Ok, va bene. Mi aspettavo in realtà un'altra cosa, un altro scrigno in effetti, però roccia vulcanica. Vai su. Grazie mille, ok. Forse posso anche caricarla un attimo? No, non posso, perché caricandola non funziona come vorrei. Oddio, funziona esattamente come vorrei. Non c'è sfortunatamente un modo per... Vediamo. No, ok. Ha un raggio limitato il getto, insomma, del... di replica, insomma. E qua c'è una chiave, bene. Quindi non può... pensavo che arrivassi in realtà fino laggiù, fino alla parete, nel tendo. Però non è così. Forse è meglio. Sarebbe stato... Attenzione, lumaca! Sarebbe stato leggermente OP avere un raggio così grosso per creare a distanza repliche. Ed è una cosa che non so se avete notato, ma non sto praticamente mai usando, perché non sembra essere particolarmente utile. Se non in rari casi. Oh no, 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 fermi. Ah, ce l'abbiamo, sì. Mi sa che ci vogliono far usare proprio questo, no? Ok, bracciale da scalata, perché devo essere molto veloce. E ora! Sì, assolutamente sì. E funziona anche abbastanza bene, eh? Dunque, cosa vuoi farmi fare? Vuoi... Huh. Beh, non posso direttamente... Che senso ha risolvere un puzzle quando posso benissimo prenderlo a distanza? Ed è la mappa del labirinto, anzi del sotterraneo. Quindi adesso devo per forza controllare. Allora, qua sotto non abbiamo nient'altro? No, abbiamo completato il pian terreno. Qua c'è qualcosa da prendere da questa stanza, quindi devo raggiungere prima questa stanza. Ed è... abbiamo già fatto? Il dungeon sembra essere particolarmente... No, Kirby, attacca! Ok, sembra essere particolarmente corto. Ho paura un po', perché di norma quando abbiamo dungeon corti vuol dire che o il boss è complesso o abbiamo... tante cose da sbloccare dopo il dungeon. O magari c'è una gimmick particolare che bisogna fare nel dungeon stesso. E adesso ci metterò 3 secoli a fare la seconda metà del dungeon, insomma. Oh! Che vi ho detto delle bombe? Ah, vero, non abbiamo più l'accessorio per saltare in alto. Adesso però serve. Oh no! Bomberman! Ok, fermi, fermi, fermi. Devo usare Bomberman? Non posso fare così. Ah, non abbiamo curi massimi. No, freccia, vai! Ok, beh, ora abbiamo curi massimi. Quindi adesso lo posso davvero fare. Volevo usare l'energia della spada. Questa spada, intendo. Oh, piano. Meglio non sprecarla. È vero che la voglio usare, ma non... se non posso, appunto. Vai! Ok. Comunque era abbastanza ovvio che ci sarebbe stato uno strumento bomba, perché ce l'aveva Link a inizio gioco. E quella è una radiumina che abbiamo provato anche noi proprio a inizio gioco, ma non importa. Vai! Dark Link. Abbiamo un modo forse per... Kirby! Vai! Kirby, vai. Spara. Esplodi. Ancora Kirby. Kirby. Guarda, Dark Link, finché sembri essere poco intelligente, io sfrutterò la tua poca intelligenza artificiale, quindi esplodi. Bene. Oh, quanta energia della spada. Ok, qua sto fermo un attimo. Perché ora ti posso colpire.
Ed ecco... È sparito! Oh, è sparito il residuo di energia della spada. A meno che non ce ne sia un altro po' qua sotto. Ok, perfetto. Non voglio usare, se possibile, il resto della mia barra per il resto del dungeon. Perché ci servirà sicuramente per usare questa. La bomba del potere. Ora puoi usare le bombe premendo A quando sei in modalità sparaccina. Sono però di livello... Oh no, abbiamo un'altra cosa da potenziare. Oh, va bene. Stavo provando a dire comunque che nonostante tutto preferirei non usare la modalità sparaccina e adesso c'è quello là sopra. Ovviamente! Ovviamente. Vabbè, finché la posso usare per 2 secondi e mezzo mi basta. Ok. Allora, tu vai via. Ti posso buttare di sotto, vero? Ciao. Ok, perfetto. Allora, qui abbiamo una cosa bloccata. Qui però no, e devo usare le bombe. Ma posso usare il Kirby, quindi vai. L'ho chiamato apposta Kirby, mi raccomando, e non Kirby. Resta lì. Va bene, se devo riusarla lo stesso. Vai! Ah! No! No, no, no! No! Fermati! Che succede alla mia energia? Ho provato... No! Ok. Avete capito cosa è successo? Ho preso al volo la bomba del Kirby che mi ha impedito di fare l'attacco in salto e ho perso dei cuori per quello. Oh, che gioia. Mappa, grazie. Allora, qua abbiamo uno scrigno. Qua devo andare per andare qua sotto, ok? Quindi, visto che è una strada senza uscita, andremo prima qua, mi sa. Per poi andare a prendere cose extra qui e poi qui abbiamo il boss. Quindi abbiamo raggiunto già la fine, ok? Oh, mamma mia, vuole costringere... No! Non voglio usare energia della spada. No, potresti per favore attaccare bene? No, Kirby? Vai. No, Kirby? Vai. Perché si gira? Ok, va bene, faccio così. Ah, l'ha messa la bomba finalmente lì, Boom. Anche questa poi è senza uscita, Se avete notato però, in questo punto della mappa, sembra che l'energia della spada si ricarichi apposta perché vogliono farvi usare le bombe, anche quando posso usare il Kirby. Quindi esplodi. E scrigno! Ed è la piccola chiave che useremo per andare prima a sinistra, perché ve l'ho detto prima che volevo andare prima a sinistra, quindi andiamo qua sotto. Apriti un attimo e si va giù. E si va ancora più giù. Ok. Ho premuto il pulsante B per sbaglio. Quante volte l'ho fatto in questo let's play? Poche volte? Però non importa. Chi ha capito già? Io ho capito. La lava sale a un certo punto. No, dovresti attaccarlo. Beh, scendiamo qui. Comunque sì, la lava salirà appena apriremo lo scrigno, che è lo scrigno del boss, della chiave del boss. Kirby? Ok, il Kirby non collabora. No, 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 non volevo andare in modalità sparaccina, ok? Posso per caso... Sì, posso usare Tri e la sincronia... No, da qua sotto, quindi vai nella lava. E adesso è il momento della chiave. Della grande chiave, quindi possiamo andare dal boss... E... Che vi ho detto? Che vi ho detto? Ah, quindi pronti? Si fugge, ma... Ma... Usiamo questo. Oh mamma mia, sì, quanto è più comodo. Mi sento 100 volte più sicuro. Se è solo per questo che ci hanno dato questo coso rascalata, però... Boh, mi sembra un po' stra... Non ti azzardare minimamente. Devo andare qui. Io voglio vivere. Quindi ce l'abbiamo fatta. Ah, pozze di lava. Perché abbiamo sempre po... Non volevo lanciarlo lì? Oh, cosa? Ok. Ok, pensavo si rompesse nella lava perché ha senso, è coccio, mi raccomando. Però non mi aspettavo si facesse così. Cioè, è despawnato. Giusto, a tal proposito, mi sa che non è uscita nessuna patch per quello che abbiamo visto durante il deserto Gerudo, intendo. Quindi probabilmente è una feature e non è un bug. Oh, possiamo... Fermo, ok. Avete visto, possiamo andare sopra questi cicci. Ok, e anche staccare bombe, sembra, va bene. Suppongo camminare sulla lava avrebbe senso. Ci voglio provare un attimo, vediamo. Giusto, fermi, fermi. Ok, allora, vai. Sì, funziona. Anche alla perfezione, direi.
Lo sto pilotando io. Ok, bene, sei molto intelligente. Vai verso la bomba ed esplodi. Ok. Tutto questo perché, ripeto, non voglio fare nient'altro. Qua sicuramente abbiamo qualcosa, vero mappa? Sì, ovvio, ovvio. Allora, apriti sesamo. Una rupia d'argento, 100 rupie. Siamo a 238, benissimo. Non sembra esserci nient'altro qui, ma forse abbiamo qualcosa di nascosto. Il fatto che le bombe non ci possano fare danno mi irrita, perché non ha senso, è un'esplosione, è normale che faccia danno. Parlando di fare danno, ah, però senza modalità sparaccina, siamo arrivati troppo vicini al boss. Dov'è? Dov'è? Da quant'è che non lo uso? No, l'abbiamo usato prima, vero? Dov'è fi... Compendio, grazie. Stavo cercando... lui. Ok, vai. Guru Blink on lancia, lancia. No! Mentre io schivo, tu attacchi. E non ti posso tenere fermo. Avessi vita massima... Attenzione. Avessi vita massima, probabilmente... userei la modalità sparaccina, mamma mia. Sta fermo? No, non funziona. Usiamola lo stesso, vai. E... fire! La freccia, intendo. Cerchiamo però di non sprecarla. Mi sa che tre frecce bastano e avanzano. No, colpisci lui! Ok. Adesso niente più modalità sparaccina. Lo Shaman X del fuoco è così chiaramente immune al fuoco. Mi chiedo se... L'ho già chiesto, vero? Se avremo Shaman X del ghiaccio. Spero di sì. Perché fuoco contro ghiaccio mi sa che vince fuoco. Almeno per logica Pokémon. Allora, chiave ottenuta. Quindi possiamo finalmente andare qui a sinistra. E devo assolutamente non usare più le bombe. Mi chiedo se sia possibile... Perché si può fare, no? Se adesso faccio così, poi così, e poi clicco qua. Sì, ok. Volendo potrei uscire dal dungeon per potenziare le bombe. È una cosa però così brutta da fare che non la farò tipo mai in nessun dungeon. Ok. Cosa? Ah, ok, vai. Addio, vai. Boom. Ce l'ho fatta? Perfetto. Apriti sesamo. Ci siamo quasi. Mi aspetto un altro punto di teletrasporto a breve. Ma prima bisogna volare. Avessi un po'... Ah no, fermi, vero. Ci ho pensato in questo istante, senza neanche farlo apposta, ma... Noi abbiamo dell'acqua da qualche parte, elementalmente parlando. Dov'è? Eccolo. Funziona nella lava per fare qualcosa? No, sparisce, ok. Non siamo in Minecraft, in effetti. Allora, Tarmantula. Let's go. Whee! Ancora? Aria, aria, aria. Ok, aria. Ok. Sulla quarta corda, comunque. No, l'ho buttata nella lava. Poverina, neanche l'ho fatta apposta. Però era divertente. Sì, è stato molto divertente, lo ammetto. Allora, siamo arrivati, no? Sì. Qualche altra cosa qui? No, qualche altra cosa qui? No, perfetto. Abbiamo finito il dungeon circa. Usiamo sempre la Tarmantula. Non credo di poter afferrare un pipistrello igneo. Né vorrei provare ad afferrare un pipistrello igneo. Vorrei però evitare questi Octoroks. Oh, parlando di pipistrelli ignei. No! Sì, ok. Vai. Teletrasporto sbloccato. Ora ci mancano due cuori. So che magari è una piccola perdita di tempo. Ah, sono pipistrelli normali? Non ignei? Ok, però è meglio recuperare quanta più energia. Voglio il Kirby perché le bombe saranno la chiave per battere il boss, sicuramente. Andiamo. Sono così stupido! È ovvio che c'è Varubaja, c'era anche nei trailer. Ok, allora, piano piano che questa sfera di qualunque cosa sia potrebbe essere problematica. Sta aprendo la bocca! Sta aprendo la bocca! Quindi, bombe? Vai? No? Vai? No, non ci arriva. Ok, quindi no bombe. La posso colpire comunque? Oh, si è rotta! La perla!
Tocca a me! No, oppure no, non tocca a me per niente. Allora, piano piano, faremo tutto. Il salto alto mi conviene, mi sa tenerlo! La lava, attenzione alla lava, mi raccomando. Volevo per un secondo mettere il... Ah, sei laggiù, ok. Volevo per un secondo mettere il... No, ok. Vai, quello che ci fa consumare meno energia della spada. Però finché ci ridà energia, sto a posto. Ok, va tutto quanto bene per il momento. Ok, questo è un altro po' di energia? No, non lo è, perfetto. Temevo lo fosse per quello. O meglio, speravo che lo fosse. Telecamera, potresti collaborare giusto un secondo di più però, eh? Siamo almeno in fase 2, eh? No, per niente. Ok, allora. Vai. Qualunque cosa sia quello. È molto lontana, aspetta. Roccia vulcanica. Tocca a te, Zelda. Spin to win. Vai. Ancora. Ok. Perfetto. E finché posso spammarlo funziona alla perfezione. Ok. Allora. Vorrei ricordarvi un'altra volta, visto che lo cito sempre ogni volta che parlo di Varubaja, o di Volvaja, alla fine è uguale, che in Ocarina of Time, il manga, c'è una storia... Oh! C'è una storia stupenda proprio su Varubaja, vai. Ok, perfetto. Ma non posso salire, vero? No. Oh no 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 no, che cosa stai facendo? Quello è diverso. Oh, appunto. Ok, non devo stare lì. Non devo assolutamente stare lì. Devo evitare queste sfere infuocate il più possibile. Ok. Vai. Ancora, ancora. No. Ah, per pochissimo. E adesso però ho perso qualche cuore, quindi niente più energia. Cioè, niente più attacchi a distanza. Ok, peccato, peccato. Niente raggetto energetico dei punti vita al massimo, intendo. Pazienza. Allora. Volvaja. Ah, energia. Dammela, grazie. Dove sei adesso? Sei al centro, eh? Questo coso non mi piace per niente. Mi chiedo se ci sia un metodo per contrattaccarlo, insomma. No. Per adesso non sembra esserci. Ancora? Vai. Salto! Ah, mi ha preso al volo! Come hai fatto? Mamma mia. Mandrake! Ah, Mandrake. Oh no, fermi, 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 fermi. Vai! No! Dannazione! Sto sbagliando così tanto. Non c'è un modo più facile per rompergli la perla? La posso prendere! Vieni qua. Ok, la prenderemo tipo adesso allora. Dove sei? Perché l'ho puntata, quindi eccoti qua. Allora. Oh, piano, sfera. Che poi ci segue piano piano, eh. Ha un effetto homing quasi. Wow. No, no. Ok. Ti tiro adesso. Ok. Vai. Zelda, distruggila. Ok. Non ha nessun legame affettivo Zelda con Volvaja, fortunatamente per lei. Diversamente da Link nel manga, ripeto. Ok. L'avessi saputo prima che si poteva fare quello. Facciamo una cosa. Dormiamo un secondo mentre lei respawna, così recupero un po' di punti vita, no problem. Oh, via, 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 Zelda, 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 Zelda. Zelda cara, Zelda cara. Afferra e tira prima che usi il raggio. Ok. Pelo, no. Pelo, pelo. Sembra di sì. No, scotta, 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 scotta. Ok. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Livello 7. Non mi aspetto un triangolo, mi aspetto uno sconto su alcuni mostri. Esatto! Lizalfoss, il bulbo cottero, Titanus. Il Titanus è comodo e... Ora abbiamo anche scontato il Grublin con lancia livello 2.
Ed eccoli qui, frammenti di potere. Li useremo, credo, per la bomba. Principessa e sacerdotessa, la tua forza ha ridato la libertà a questa terra che era stata inghiottita dal nulla. Io sono Din, una delle tre dee che hanno creato il mondo. Concedo il mio lascito a te, che hai dimostrato forza. Hai ottenuto il lascito di Din. Questa è una prova del tuo valore. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo a tutte e tre le dee. Ti mancano ancora due lasciti. Ricorda, un giorno la tua forza ti salverà. La via per il potere supremo si aprirà solo per chi ha dimostrato di meritarlo a tutte e tre le dee. Perciò non potremo ottenere il potere supremo senza prima dimostrare alle dee il nostro valore. Ma ciò significa anche che il nostro nemico non può ancora averlo ottenuto, giusto? Ecco perché, per ostacolarci, ha imprigionato le dee negli squarci. Se il nostro avversario ha tanta paura di questo potere supremo, cosa potrà mai essere? Non abbiamo altro da fare in questa parte del mondo del nulla. Torniamo nel mondo normale, Zelda. Prima... un altro portacuore. Ora siamo a 11, mi sa? Sì. Siamo ufficialmente a metà gioco, o meglio, probabilmente abbiamo già raggiunto metà gioco. Andiamo via. Vuoi tornare nel mondo normale? Va bene, andiamo. Zelda, sei stata fenomenale! Lo squarcio gigante è sparito! Allora saranno ritornati tutti quanti! Torniamo in città assieme, Zelda! Wow, è la prima volta che vengo festeggiato con tutto questo calore. Meno male che sono tornati tutti sani e salvi. Zelda, Tri, prima di incontrare voi, ero quasi pentito di essere diventato capo. Ma ora non più, ho finalmente trovato un modo tutto mio per risolvere le cose. Anche quando ve ne sarete andati, continuerò a fare del mio meglio qui. Zelda, Tri, grazie di cuore per tutto il vostro aiuto. Darston, vieni qui un attimo. Qualcuno ha bisogno di me. Eccomi, arrivo. Tornate pure a trovarci quando volete. Qui alla città dei Goron sarete sempre i benvenuti. Da quando l'ho conosciuto, Darston è cambiato. All'inizio sembrava incerto sul da farsi e si perdeva continuamente nei suoi pensieri. Adesso invece dimostra sicurezza e tutti quanti ne sono felici. Deve essere questo quello che si chiama essere degni di fiducia. Bene, siamo riusciti a richiudere lo squarcio del vulcano di Holdin. Ma che cos'è questo lascito che abbiamo ricevuto dalla dea? Rimangono gli squarci della giungla di Firone e sul monte sacro di Ranel. Facciamo del nostro meglio, Zelda. Ha citato prima Firone. Però... tu! Oh, in qualche modo, sono arrivato fino a qui. Le sorgenti termali che cercavo sono proprio di fronte a me, ma sono così stremato che non posso più muovermi.
Abbiamo per ca... Yunobo? È un riferimento a Yunobo? Alla stessa cosa che ha Yunobo in Tears, no? Probabilmente sì. Mi sa che... Sì, assolutamente. Mi sa che abbiamo così tante side quest da fare che non so quanto ci metterò a fare tutto quanto. Quindi, ora, ultimissima cosa prima di staccare l'episodio. Vorrei controllare se magari c'è intanto qualche side quest qua dentro. Vedere se magari il negozio vende cose nuove. E non ho ben capito una cosa, il negozio non vende nulla di nuovo. C'è lui però adesso qui. Volevo sapere se c'era un minigioco effettivo qui alla città dei Goron. Lo dico perché a meno che la katana non sia quello che cercava Dantei per gli automi, non so che cosa dovrei fare qui. Probabilmente c'è un Goron da qualche parte adesso, visto che abbiamo chiuso lo squarcio gigante, che ci dice qualcosa. Probabilmente lui. Ok, parleremo con lui domani. Quindi, nella prossima parte di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, abbiamo in realtà parecchie cose da fare, questo intanto lo tolgo. Vorrei provare a fare quante più side quest possibili, ma allo stesso tempo voglio andare qui. Qui vi ricordo che abbiamo un mostro nuovo e vi giuro che se è un nemico che attacca a distanza, mi arrabbio così tanto, perché ci serviva un nemico che attaccava a distanza tipo già qua dentro, e vorrei anche esplorare almeno un po' questa zona. Quindi abbiamo un bel po' di cose da fare. Bene, basta. See you next time, baby!